e che si intitola Le faremo sapere. Le faremo sapere. Ma così. Ieri ero sul divano a godermi un film e una birra, pagata quasi 7 euro. Senza pensare ad altro, con una calma incoraggiante, quasi commovente. Mi squilla il messenger di Facebook, che deve essere stato studiato da un qualche psichiatra tedesco, quel suono là, in grado di far saltare i nervi anche al più serafico degli esseri viventi. Fatto sta, bestemmio per non aver messo il silenzioso. Piglio il telefono e guardo. Una mia amica, che voleva condividere un evento curioso, dice che il tizio, a un certo punto, tra quale musica ascolti e quali libri leggi, le ha inviato la foto del disegno. Ho spento la TV, ho posato la mia birra pagata quasi 7 euro, ho guardato in direzione del cavallo e mi sono ripetuto a voce alta. Nel 2017 c'è ancora chi invia la foto del pisello in chat, con tanto di domanda. E allora che ne pensi? E io che sognavo di volare, io che sognavo di vedere sullo stesso palco un giorno De Gregori, Bob Dylan e De André, io che per innata vocazione al massacro e salvifica natura mi trovo molto spesso a contemplare il mare, ponendogli domande del tipo perché esisto, e se esisto perché amo, e se amo perché soffro, e se soffro perché insisto, perché questo o perché quello. A breve inserirò anche il quesito: è proprio necessario inviare ad una sconosciuta la foto del pisello? E voi? Voi che sognavate un mondo migliore, sappiate che nel 2017 c'è ancora chi manda il suo pisello a spasso per le chat. Tornando a me, ho finito la mia birra, 7 euro spesi bene, ho pensato. Poi ho scritto un messaggio alla mia amica: va bene, ma tu che gli hai risposto? Ho risposto grazie.